Noi passiamo la parola e anche l'immagine a Luca Di Nicola, che ha partecipato ad un'importante manifestazione scientifica, ce la racconterà con la regia di Antonio Sanginetto. Scienza e tecnologia, due materie strategiche sulle quali investire per la crescita e l'istruzione dei nostri giovani. Benvenuti ad Avezzano, città in provincia dell'Aquila. Alle mie spalle il liceo scientifico Vitruvio Pollione, scuola nella quale, come in tutti gli istituti italiani, in questi giorni si sta tenendo la 21esima edizione della settimana della cultura tecnologica e scientifica. Venite a vedere insieme a me all'interno della scuola come si stanno comportando gli studenti avezzanesi insieme ai loro insegnanti. Accanto a me la preside del liceo scientifico Vitruvio Pollione, la professoressa Marina Novelli. Preside, una settimana singolare nella quale favorite la diffusione della cultura scientifica e tecnologica presso i ragazzi. Ma loro come reagiscono in realtà? Reagiscono partecipando con tantissimo entusiasmo e con tanto studio, perché chiaramente le attività che vengono organizzate sono finalizzate alla trasformazione delle conoscenze in competenze. Quindi hanno realizzato dei lavori stupendi, dalle macchine di Leonardo alle macchine da guerra, macchine per misurare la velocità, al pendolo di Foucault, e chiaramente questo conferisce alla loro preparazione un alto livello di competenza scientifica. Sono in compagnia della professoressa Roberta Placida e dei suoi colleghi docenti dell'area di accoglienza di questa speciale settimana tecnologica e scientifica. Importante, professoressa, non soltanto per la formazione scolastica di questi ragazzi, vero? No, assolutamente no, non è solo formazione scolastica, ma è anche formazione umana, perché i ragazzi si mettono in gioco completamente in questa settimana scientifica, diventando protagonisti loro dell'azione didattica, perché sono loro che illustrano i vari esperimenti ai visitatori che vengono. Non solo, fanno anche un'attività di ricerca, guidati dalle loro insegnanti, ma sicuramente la maggior parte dell'attività di ricerca sta a loro carico, quindi siamo entusiasti di questa settimana scientifica proprio per quello che lascia ai ragazzi. Ogni anno è un'esperienza diversa, i ragazzi reagiscono sempre con un entusiasmo maggiore. In un altro angolo del liceo scientifico Vitruvio Pollione, in questo caso in compagnia della professoressa Anna Maria Rubio e dei suoi colleghi del comitato organizzatore di questa ambita, sentita settimana scientifica e tecnologica. Professoressa, ma in questi giorni in realtà questi ragazzi di che cosa si occupano? Beh, durante questi sei giorni i nostri ragazzi rendono visibili gli esperimenti che hanno preparato nei mesi precedenti, e il lavoro di didattica laboratoriale che c'è dietro diventa visibile all'esterno. I nostri ragazzi costruiscono degli exhibit, vale a dire degli esperimenti interattivi. Durante questo evento c'è anche un'attività di CLIL, cioè di insegnamento delle materie scientifiche in una lingua straniera, nel nostro caso viene utilizzato l'inglese per veicolare i saperi scientifici.